Buongiorno a tutti, anche se non è proprio un bel buongiorno, però c'è un bel panorama. Guardate che nuvole. Siamo al curvone, come si può notare. La giornata era prevista così. Grosse nuvole un po' tutto intorno. Oh Fabio, buongiorno. Non stai al Plinius, Fabio, vero? Lulu, buongiorno. A volte li leggo, a volte non li leggo i commenti, quindi oggi sì. Guardate che Patrizia, buongiorno, che bella coltre di nuvole che c'è lì sul pontile. Buongiorno Dami, sì, il curvone è sempre un appuntamento fisso. Quando c'è poca gente però, perché quando ce n'è troppa non mi piace. Poi soprattutto adesso. Ciao Cinzia. Ci facciamo un giretto, sperando che... Anzi, però oggi mi sa che il giretto ce lo facciamo da questa parte. Eh? Buongiorno Cinzia. Oggi no, purtroppo Fabio, con questo tempo ti capisco. Ciao Roberto, grazie. Camminiamo sulla battigia insieme. Vediamo un po' se riesco a mettere dritto però, perché non mi piace quando ci sono. Guardate, voglio raddrizzare un po' la telecamera. Ecco qua. Cerco di fare questo lavoro. Non è proprio dritto. Si uscirà il sole più tardi? Non ho visto le previsioni. A volte non le guardo. Sempre. Ecco, adesso è dritto. Oh, ciao Rosalia dalla Romania, tanta salute a te. Sì, sono bellissime Daniela. Buongiorno dal nord Emanuela, un imprecisato nord. Speriamo di poter continuare a fare video, dirette e così via, perché l'atmosfera non è delle migliori purtroppo. Ciao Nancy. Come diceva Daniela, guardate il riflesso delle nuvole sulla battigia. E di qua c'è un po' d'azzurro anche. Positività sempre, ma non è una questione di positività qua, è una questione di realtà. Io positivo sono sempre, ma non dipende dalla mia positività la situazione, ma dalla positività di tutti, responsabilità per primo. Buongiorno Sandro. Marco, buongiorno. Oh, siete tantissime. Valerie, buongiorno. Allora, qua siamo al capanno. No, qua. Sì, sì, sì. Che onde. Beh, non è tanto mosso il mare, però la cosa bella è che ci sono le nuvole qua sopra, vedete? Qua e qua sulla destra. Claudia, buongiorno. Qua sulla destra sono molto belle. Guardate qua le nuvole sulla battigia, si vedono bene qua. Rita.
No, verso lo Schilling, è un po'... sì, sto andando verso lo Schilling, ma non arrivo allo Schilling. Buongiorno, Barbara. Problema dello Schilling è che non c'è nessuna apertura per arrivare a mare da quelle parti. C'era una vela rossa quando sono arrivato, non la vedo più. Era bellissima. Rosa, buongiorno. Linus in vista, sì Fabio, eccolo laggiù. Giorgio, grazie a te. Stiamo proprio camminando insieme, vedete? Sarà il tramonto stasera? Chissà, stasera ci posso andare, quindi speriamo. Anzi, possiamo anche organizzare un incontro al tramonto, ovviamente mascherato. È bello il contrasto anche di quelle nuvole laggiù. Serena, un attimo un problema col drone, col mio drone. Si è un attimo scassato, quindi sta in riparazione. E vabbè, succede. Questa parte è bella, guardate quanto sono belle le nuvole. Ah, è piaciuta l'alba, Claudia. E vediamo. Non programmo, così la sorpresa è migliore. Comunque sicuramente in settimana, forse lunedì se tutto a posto. Sì, Nadia, dovrebbe ben sperare, però vai a sapere perché non avendo visto le previsioni non so cosa è previsto. Una corsetta sulla battigia. Evitando le onde. Oh! Non mi hanno preso. Buongiorno.
appena potremo rifarlo, vorrei riattivare i sabati. Vedeva. Ah, c'è ragione Daniela, da stasera c'è l'ora solare, quindi l'alba lunedì non credo, non ci ho pensato, vedi? Sarebbe andarci, no, neanche domani, uguale. Brava che hai fatto questo appunto, perché io come al solito mi scordo queste cose. Sandro, c'ho le polacchine tattiche già bagnate, eh? E ti credi? Non adesso però. Lo sai che non capisco che vento sta tirando? Da mare comunque. Le bandiere sono dritte per dritte da mare. Quindi probabilmente un nord-est. Muate, buongiorno. Ieri eravamo in Pineta a mangiare corbezzoli e a cercare funghi e oggi invece siamo sul mare, una bella panoramica totale. Fra un po' vi lascio. La fortuna di vivere al mare, in due minuti arrivi sulla spiaggia e poi si torna a casa. Un osso di seppia è arrivato, eccolo qua. Ciao Giovanna, Melbourne. Anche a Melbourne è brutto tempo? Cagnolino. Una goccia. Sì, brutto pure a Melbourne, hai visto? Abbiamo il meteo Ostia Melbourne, grazie a Giovanni. Marina, sì, bellissima. Poi non fa freddo da ieri. È alzata un po' la temperatura. Vedi che me l'ha chiesto Stefano, vedi le bandiere dritte dritte dal mare. Marina da Fiumara. E allora, spero che abbiate respirato anche voi un po' di salsedine e un po' di iodio. Qui se ne è respirato tantissimo. Finché c'è distanziamento, aria di genere, dovrebbe andare tutto bene, speriamo. E allora, un saluto dal mare, dalle onde e dalle nuvole. Ciao a tutto! Ciao Gianfranca da Soriano, ciao!